Uno scintillante Beethoven per l'atteso concerto dell'orchestra del conservatorio Luigi Canepa diretta da Umberto Benedetti Michelangeli. Prosegue con successo al Teatro Verdi la stagione I grandi interpreti della musica organizzata dalla cooperativa Teatro e O Musica. Ieri sera il programma era articolato in due parti. Nella prima il triplo concerto in Do maggiore, opera 56, con Pietro De Maria al pianoforte, Guglielmo D'Estasio al violino e Giuseppe Barutti al violoncello. Concepita tra il 1803 e il 1804, la composizione fu eseguita una sola volta durante la vita del grande compositore tedesco. Nella seconda parte è stato invece proposto il concerto per pianoforte orchestra numero 5 Mi bemolle maggiore, opera 73, detto l'Imperatore. Scritto tra il 1809 e il 1810 dal Titano di Bonn, è uno dei pilastri della letteratura concertistica e richiede grandi doti virtuosistiche. Entrambe le composizioni sono state rese al meglio dai 50 elementi dell'orchestra del Conservatorio Sassarese, insegnanti ed allievi, guidati per l'occasione da Umberto Benedetti Michelangeli, direttore affermato e apprezzato a livello internazionale, figlio di Umberto Senior, grande violinista, e nipote di Arturo, leggendario pianista. La serata è stata impreziosita da quattro approditissimi bis di Pietro De Maria, veneziano, allievo di Gino Gorini e Maria Tipo. Al pianoforte ha eseguito il valzer opera 64 numero 2 di Chopin, la campanella di Liszt tratta da Paganini, l'impromptu opera 90 numero 3 di Schubert e la sonata in si minore di Scarlatti. Tecnica sopraffina e completa padronanza dello strumento, De Maria ha incantato il pubblico sassarese che gli ha tributato un'ovazione. Il prossimo appuntamento della rassegna è per sabato 24 marzo con un altro nome di caratura internazionale, Robi Lakatos, funambolico violinista ungherese.